Paolo, consigliere comunale a Roma per la lista civica Cittadini per Roma. Una manifestazione importante perché nasce dal basso e coinvolge tutti quanti i cittadini di buona volontà, indipendentemente dalla visione ideologica, ringraziando Dio. È una manifestazione che ci spinge tutti ad andare a fare colazione non tanto nei bar dove ci sono le slot quanto in quelli dove non ci sono, perché chi ha le slot, volenti o nolenti, un pochino contribuisce a questo mercato e contribuisce a tutti i problemi che molte famiglie italiane hanno. Dei dati che ci sono sconcertanti: Roma è la capitale del gioco d'azzardo, ogni anno la media sono 1600 euro grosso modo per chi sta in questa rete e spende questo tipo di risorse. È un problema grosso, dobbiamo chiedere una legge nazionale che vada a modificare il tutto, ma anche dal basso si può fare, anche facendo iniziative di questo tipo, che sono appunto pressioni reali e concrete che nascono appunto da liberi cittadini che vanno a promuovere non qualcosa contro qualcuno, ma a promuovere quei bar che hanno invece fatto questa scelta virtuosa. Consigliere, nel Consiglio Comunale c'è qualche provvedimento che è stato adottato o sta per essere adottato su questo tema? C'è una delibera che va sicuramente modificata, è modificabile, è emendabile, ma c'è massima sinergia da parte di tutte quante le forze politiche perché questo avvenga. Quindi, indipendentemente da chi l'ha presentata, c'è comunque la volontà di lavorare insieme, migliorando alcune cose, non perché la delibera fosse sbagliata, quanto perché c'è stato detto che era poco realizzabile nella città di Roma. Diciamo che era una delibera che poteva essere valida a livello nazionale, è più una proposta per una legge nazionale piuttosto che una delibera da applicare su Roma. Va migliorata, ma sicuramente ci sarà un'attenzione in questo senso. Grazie a Gigi De Palo, consigliere comunale a Roma.